vista delle vacanze estive, sulla rete autostradale italiana riprende progressivamente a funzionare una serie di postazioni fisse per il controllo della velocità media. Una notizia importante per la sicurezza stradale, il D-Day è fissato per mercoledì 25 luglio, quando entreranno in azione i nuovi dispositivi su 16 tratte per circa 500 km. I nuovi apparati garantiranno performance superiori e non si basano soltanto sul riconoscimento della targa. I controlli ripartiranno sulla 1, la 10, la 14 e la 16 nei tratti dove il tasso di mortalità era più elevato prima che entrassero in funzione i tutor. L'EAV ha approvato il bilancio 2017, che chiude con un utile netto di 34 milioni. L'Assemblea ha inoltre deliberato un aumento di capitale e ha varato un nuovo organigramma che prevede una separazione netta tra la gestione amministrativa e quella operativa. Quest'ultima avrà il ruolo centrale e dovrà coordinare i quattro rami d'azienda principali di EAV: infrastruttura, trasporto, gomma e investimenti. Ultimati i lavori per il ripristino della strada provinciale che da Pago Veiano conduce a San Giorgio la Molara, nei giorni scorsi interessata da un ampio fronte di frana lungo circa 30 metri. Soddisfatto il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Jesu, che aveva sollecitato l'intervento della provincia. Si chiedeva di garantire condizioni di sicurezza e percorribilità per un'arteria molto importante per i cittadini di Pago, San Giorgio la Molara e degli altri comuni confinanti, tra i quali la stessa Pietrelcina. Tra l'altro, in un periodo dell'anno che vede il ritorno a casa dall'estero e dal nord Italia di molti concittadini emigrati. È eccessivo il flusso di mezzi pesanti nel tratto stradale compreso tra Caserta e Benevento, in particolare quello che si snoda dal comune di Maddaloni e fino ad Arpaia, una situazione che ha convinto i sindaci che insistono in quelle zone a chiedere provvedimenti urgenti per bloccare il passaggio degli autoarticolati. L'emergenza della strada statale 7 Appia Caserta-Benevento è stata al centro della conferenza dei sindaci che si è svolta a Santa Maria a Vico. Qui abbiamo chiesto un intervento straordinario da parte dello Stato su questo tratto, abbiamo chiesto di avviare e accelerare la procedura di creare un'alternativa a questa strada, perché ormai non è più possibile che una strada che attraversa i centri abitati collega la Campania e la Puglia. Dobbiamo intervenire con interventi strutturali e con nuove arterie. Una metropolitana leggera che colleghi Salerno, Ponte Cagnano, Giffoni e tutto l'entroterra picentina. È quella che chiede Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival, nel corso della conferenza stampa della 48esima edizione. Sottolineando l'importanza di Giffoni inserita ufficialmente tra i quattro eventi strategici della nazione, il patrono ha immaginato quello che sarà il festival dedicato ai ragazzi nel futuro. Molti di questi sono minorenni e non hanno la patente. Necessaria dunque una rete di trasporti sicuri ed efficiente per favorire il flusso in sicurezza dei giurati.